Buonasera a tutti, da Wally Silvano di Fiscal Engineering. Io ho, come dire, guidato questi ragazzi a fare un prodotto un po' più impalpabile di quelli di prima. È una diagnosi energetica che è un prodotto di passione anche. Dovrebbe portare a risparmiare energia e loro ci sono riusciti naturalmente a trovare un modo. E io le ringrazio per questo, perché è stato veramente un lavoro ben fatto. Due parole solo. Stamattina sentivo che le ultime elezioni europee hanno portato partiti verdi al successo forte in tanti paesi europei. In Italia no. Adesso ciascuno la pensa come vuole. Però credo anche che il fatto di non dare spazio a queste iniziative nella scuola sia un po' la causa e l'effetto di questa cosa. E tenendo conto che le possibilità ci sono e i risultati si ottengono. Io non spreco altro tempo, vorrei che la prof Lombardi venisse con noi, perché è merito anche suo. E lascio la parola a lei per due parole sul lavoro. Allora, buonasera a tutti e grazie innanzitutto di averci invitato, scusate, sono un po' emozionata, e di averci dato questa bellissima possibilità. È stato un lavoro piacevole, abbiamo avuto qualche momento di scontro perché i ragazzi hanno dovuto sapersi organizzare, un gruppo doveva fare una cosa, un gruppo doveva fare un'altra, e quindi è stato un po' difficile. Sapete, noi non siamo molto abituati a lavorare in team, a fare un progetto insieme, quindi è stata anche proprio un'opportunità per capire che se vogliamo andare avanti e vogliamo lavorare in un certo modo, bisogna che cominciamo a organizzarci in gruppo, coordiniamo le cose e poi portiamo a casa il risultato, che è la cosa importante. Io però lascio parlare ai ragazzi e parleremo di come abbiamo svolto questo progetto. Sono quattro ragazzi, ognuno rappresenta un gruppo, quindi lascio la parola a loro. Se io sono emozionata, posso immaginare voi. Buonasera a tutti, noi siamo la classe quarta energia dell'Istituto Corni di Modena. E il nostro progetto è un po' diverso da quelli precedenti, perché noi non abbiamo progettato niente, ma noi abbiamo studiato un nuovo modo per riqualificare il nostro edificio e limitare le dispersioni e risolvere alcuni problemi economici anche. In questa slide possiamo notare la vista dall'alto del nostro edificio. Il primo step è stato fatto con l'ingegnere Davoli nella Fiscal Engineering per introdurre la diagnosi energetica. In questa lezione abbiamo capito un po' di cosa avremmo affrontato successivamente. E successivamente abbiamo reperito dei dati forniti dalla provincia di Modena e li abbiamo sui consumi di metano. E questi dati li abbiamo elaborati mediante destagionalizzazione per renderli omogenei sui 5 anni di rilievo. I consumi riguardano tutto l'edificio, per cui abbiamo provveduto a fare un calcolo sul consumo medio di metro cubo in relazione al volume complessivo. Questo dato è stato poi confrontato con quello relativo alla centralina. Questi dati, come possiamo notare in questa slide, li abbiamo elaborati sul computer su Microsoft Excel. E il consumo medio di metro cubo anno è risultato circa 2,32 metri cubi annui. Passo la parola ai miei compagni. Allora, noi abbiamo rilevato le dispersioni nella palazzina E, che è la nostra palazzina,
Abbiamo innanzitutto osservato tutti i tipi di terminali presenti nelle varie aule e notiamo che abbiamo la maggior parte sono presenti dei radiatori che hanno un rendimento di emissione più basso. E qua abbiamo effettuato la misura, la misura della temperatura ambiente con il termometro elettronico. E qua io e il mio compagno, attraverso la termocamera, abbiamo rilevato la temperatura di emissione di ogni terminale presente in ogni aula. E questa misura è stata fatta per il mese di febbraio e per il mese di marzo e notiamo che la temperatura interna, quindi la temperatura ambiente, non è mai la stessa. Infatti passiamo da un minimo di 18 gradi ad un massimo di 22. Anche la temperatura di emissione non è omogenea. Infatti nell'aula 11 il terminale non è funzionante oppure è spento. E di conseguenza abbiamo rilevato i dati della centralina che ci permette di stimare il consumo della nostra palazzina e l'abbiamo inserito in una tabella giorno per giorno. Successivamente abbiamo preso tutte le misure delle superfici vetrate del nostro edificio e una volta fatto questo le abbiamo confrontate con le planimetrie fornite dalla provincia e cosa abbiamo fatto? In sostanza abbiamo usato dei programmi tecnici come appunto piattaforme CAD ma non solo, e un programma specifico come Del Clima che ci ha dato la possibilità di studiare appunto le caratteristiche dei nostri involucri disperdenti e delle murature a livelli specifici. E successivamente abbiamo confrontato tutti i dati dei gruppi precedenti con i nostri. Abbiamo notato quanto più o meno su un calcolo teorico delle dispersioni e abbiamo ipotizzato successivamente una soluzione per ridurle. Poi dopo abbiamo incontrato il dottor Baccari che abbiamo fatto una lezione di economia e abbiamo riscontrato che per ogni progetto bisogna fare una valutazione economica e riscontrare il miglior rapporto tra costo e beneficio. E di conseguenza abbiamo riscontrato che la nostra porta d'ingresso viene spesso lasciata aperta al passaggio degli studenti. E allora abbiamo pensato di installare una nuova porta con sensori che al passaggio degli studenti si apre o si chiude. Abbiamo stimato che la porta sia aperta per un'ora al giorno e quindi entra dell'aria in più. Questa aria in più deve essere scaldata col gas metano e quindi questo comporta un costo annuo totale di 775 euro. La porta costa 3.000 euro, quindi abbiamo calcolato un payback di circa 4 anni. Però questo payback non tiene conto degli interessi che ci possono essere sopra. Mi permetto di aggiungere fuori tempo, se mi è concesso, che il fattore interessante di questo progetto, al di là del suo contenuto, per noi non è stato molto il fatto della diagnosi energetica o comunque è stato proprio più un progetto per noi, quello di crescita di un'idea che non deve essere solo culturale o politica ma proprio quella che la scuola deve diventare verde e deve pensare al futuro in questo modo. E non si tratta di, il nostro progetto non si tratta di abbattere ma appunto di riqualificare, che è la parola fondamentale del nostro progetto ed è la sfida del nostro istituto Corni che al di là di oggi, da oggi comincia appunto. E un ringraziamento speciale a tutti, grazie.